Roberto Barattini, tecnico riconfermato anche del Mondolfo, miglior allenatore votato dai suoi colleghi in prima categoria Girone A. La Coppa Marche vinta, una finale persa, una stagione da definire come? Beh, una bella stagione, emozionante per tutto quello che è successo, sia in negativo sia che in positivo. Ovviamente ci ha mancato la ciliegina sulla torta, però va bene anche così, va benissimo così. Una ciliegina sulla torta che proviamo a mettere nel prossimo campionato? Sicuramente, sì, ci proveremo sicuramente. E già si vanno definendo un po', almeno sulla carta, quelli che potrebbero essere i futuri gironi. Il pericolo da dove viene? Ma secondo me nel girone A ritorna sempre da il Cantiano, e Villa San Martino, Pisarum, noi, Sassoferrato, penso saranno sempre queste le contendenti. Parliamo del premio, un riconoscimento attribuito dai suoi colleghi. Credo che questo abbia una valenza particolare. Sì, sono molto contento e sono molto orgoglioso e sicuramente mi gratifica, salve, mi gratifica per tutti questi anni di duro lavoro, di panchina, senza aver vinto mai così poi niente di eccezionale, a parte questo premio che lo ritengo molto gradito, veramente, poi specialmente votato dai colleghi. Allora, prima di lasciarci, un'ultima battuta. Si è parlato nel corso dell'incontro organizzato dall'AIAC di calcio giovanile. Come si lavora con i giovani? Perché l'impressione è che se ne parla molto e se ne fa veramente poco. Hai ragione pienamente, perché si parla sempre in questi periodi. Poi quando i tornei iniziano, anche il seguito per questi ragazzi non è mai magari quello che si promette in estate. Ovviamente i giovani è il futuro del calcio e senza i giovani nostri la nostra passione, la passione insomma dilettante, non andrebbe avanti, perciò bisognerebbe investirci di più e stare anche un po' più tranquilli a livello di risultati. E quindi l'ansia del risultato, esatto, va abbandonata? Esatto, concordo perfettamente.